azienda che ha come payoff design e tecnologia per il 2019 cosa raggiunge come traguardi? Ci prefiggiamo di migliorare le performance già notevolmente positive del 2018. Parlando di design, abbiamo portato nuove linee di arredo bar, pasticceria, gelateria. Uno stile industry molto richiesto dal mercato, attualmente la tendenza è stile industry vintage, e per far sì che questo venga trasmesso anche agli arredi che noi produciamo abbiamo presentato due nuove linee di arredo, la linea Harris e la linea Cargo. Cargo è un programma, una linea di arredo completamente nuova, dallo stile industriale vintage, con materiali per gli arredi bar credo innovativo, in quanto mai prodotti di serie sono stati realizzati con frontali in metallo, con finiture ossidate e con effetto del consumato dal tempo, sia nei banchi bar che nei banchi pasticceria. Sono materiali made in frigomeccanica, realizziamo tutto internamente, dove i nostri tecnici artigiani realizzano frontali l'uno diverso dall'altro, ogni realizzazione è diversa dall'altra e può essere fatta anche a richiesta del cliente. Continuando nel mondo di Cargo, altre due sono le esposizioni rappresentate? Sì, abbiamo Container è veramente una cosa particolare, perché riproduciamo un container da carico, di quelli che vengono trasportati su ruote e poi su nave, in chiave bar. Abbiamo anche un'altra proposta, che è Cargo Bridge, è una soluzione che riproduce un mobile a ponte con una base illuminata, e questo qui è accostato a Cargo ed è accostato a una vetrina, nel caso specifico alla vetrina Vic, pasticceria, e la dimostrazione è che più stili uniti dal comune denominatore dell'industry possano coesistere in uno stesso locale. Abbiamo realizzato un'altra linea di arredo che si chiama Harris ed è un classico contemporaneo caratterizzato da finiture retro, che comunque ormai sono tendenze e torneranno nei prossimi anni, finiture in ottone e materiali quali marmi e legni pregiati quali ebano, mogano, noci nazionale. Tutte le linee di arredo ovviamente sono integrate le nostre tecnologie di refrigerazione per pasticceria, gelateria, arredo bar. Abbiamo presentato diverse nuove vetrine per gelati e pasticcerie. Adesso è una vetrina monofilare per gelato e pasticceria, caratterizzata dall'ingombro particolarmente ridotto di 80 cm e dall'altezza di 95 cm per valorizzare al massimo il prodotto che verrà esposto. Drop Ice si affianca alla serie dei drop-in pasticceria e serve per esporre del gelato sempre a vaschette monofilari. Le Lux sono delle vetrine professionali dalla profondità di circa 120 cm per pasticceria e gelateria, caratterizzate dalla trasparenza, poiché abbiamo cercato di nascondere al massimo lo strutturale di queste vetrine utilizzando dei materiali trasparenti quali il metacrilato e l'illuminazione spinta. Che cosa si intende per IoT all'interno di questo mondo? Allora, IoT sappiamo benissimo che è l'internet delle cose, il poter comandare una vetrina da remoto e poterne monitorare le funzionalità e avere in corrispondenza dalla vetrina un feedback su quanto sta accadendo.
questa è per l'esigenza di avere un feedback per quanto riguarda la funzionalità della vetrina, per quanto riguarda l'andamento delle temperature per l'HACCP, per quanto riguarda la tenuta sanitaria degli alimenti e inoltre per vedere se la vetrina sta performando o se ha qualche guasto o funziona in maniera errata. Noi in remoto possiamo monitorare, intervenire e cambiare parametri su questi refrigerati. Frigo Connect serve a questo, con il suo sistema cloud farà in modo di avere un feedback tra la macchina e l'utente in maniera semplice e immediata. Possiamo incrementare la nostra presenza in tutti i paesi del mondo e in più paesi del mondo, portando sempre avanti il nostro payoff che è quello di tecnologia e design, ma soprattutto del Made in Italy.